Guarda qua. Cosa servono? Qui abbiamo... It's a really good match, it's a really good team. Ragazzi, Zlatan abbiamo fatto un contratto di 4 anni. I'm Charlie. Gian. Meta! Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli. Bravi, così non si muove mai neanche un centimetro, va bene? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog, ragazzi. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Da Fir Rugby. E Beppe. Ragazzi, oggi state connessi perché in meno di 6 ore andremo ad assistere 2 partite. Doppio vlog, ragazzi. Doppio vlog, ragazzi. State sul pezzo. State sul pezzo. Adesso sono più o meno le 9:30 qua a Milano, ragazzi, direzione Treviso, perché alle 14 c'è la prima sfida. Benetton contro Bayonne. Sì. Beppe, il tuo pronostico? Questo. Ma allora, si è vinto in Francia, si dovrebbe vincere anche a Treviso. Anche Treviso? Di tanto come in Francia o no? Pronostico, vittoria di Treviso, buona vittoria, diciamo, magari con più di 7 punti. Ah, dai, ci sta così. Sì, dai. Quindi, se vince oggi Benetton, va direttamente, passa il turno. Esatto. Quello delle zebre te lo dico dopo. Ne parliamo dopo. Ragazzi, siete pronti per questa nuova avventura? Sei pronto, dai, Beppe? Vamos, forza Benetton. Andiamo! Ragazzi, eccoci qua, arrivati ora a Monigo, è l'una, ragazzi, un'ora all'inizio della partita e oggi, ragazzi, saremo ancora ospiti della Gilbert, ragazzi, grazie Gilbert, grazie Francesco. Ringraziamo, ragazzi. Quindi adesso andremo nell'area hospitality dove sono i giocatori che non giocano, eccetera, eccetera, e dai, venite con noi. Let's go! Ragazzi, siamo qua dove fanno le interviste col mitico Francesco, responsabile da Gilbert Italia. Ciao Francesco. Ciao Phil, grazie di essere venuti e speriamo che portiate fortuna come settimana scorsa. Grazie a te che ci hai ospitato, Fra. Adesso entriamo nell'area ospitale, ci sarà da bere, ci sarà da mangiare. Andiamo ragazzi, dai. Cosa abbiamo qua, raga? Ragazzi, guardate qua. Cosa servono? Qui abbiamo pasta e patate. Pasta e fagioli. Buffettini. Ok. Ecco raga, la pasta e i fagioli. Ma sulla pasta e fagioli si mette il formaggio? Ma è trinità, o è legale? Trinità, ragazzi. Mangiamo dalla pentola adesso, trinità. We'll be right back.
ragazzi, siamo dentro. Lo speaker adesso sta dicendo le formazioni, ragazzi. Beppe, prima domanda: condizioni atmosferiche? Raga, sembra di essere tipo ad aprile, c'è un clima ottimo, non fa freddo, il campo è in ottime condizioni, c'è il sole, speriamo che non influisca sulla vista dei giocatori, però è veramente una bella giornata di rugby. Seconda domanda, la chiediamo a Francesco, pronostico? Direi 40-10 per la Benetton. Come l'ha andata? Esatto, più o meno. Però sì, qua è influenzato dal fatto che sei un po' tifoso. Tifoso, quindi sì. No, vabbè, comunque ci può stare. Anch'io da pronostico vince la Benetton, dai. Vince 32-7. Ragazzi, scrivetevelo. Mamma, ragazzi, meta dopo 17 minuti del Maior. Prima meta, il Bayonne apre le marcature. Eh sì, ragazzi, non ho buone sensazioni, devo dire la verità, perché Benetton è poco efficace quasi in tutto il gioco, cioè partita che parte in salita. E andiamo! Bella meta, ragazzi. Meta di Mendy, ragazzi. Speriamo che adesso trasforma. Dai. 35 per ora. Oh, Mendy. Bravo! Andiamo, ragazzi, 12-7. Sì, la partita sta andando dalla parte giusta. Seconda meta, già trasformata da me da Bornoz. Bene, siamo 12-7, ragazzi. Mancano 5 minuti a fine primo tempo. Dai, Leoni. Ragazzi, c'è tempo per un'altra meta, dai. Beppe, l'hai chiamata la terza meta, è venuta subito. Sì, ragazzi, abbiamo messo a posto un po' di cose adesso. Terza meta per il Benetton. Bellissimo, ragazzi, cannone se non sbaglio. Missione completata, ragazzi, 4 meti, 5 punti guadagnati, andiamo, dai! Vamos! Giocatore del Benetton, Phil. Ragazzi, Zatten, abbiamo fatto un contratto di 4 anni, quadriennale. Ruolo seconda linea, terza? Magari, sono ala. Ala? E già contro il master scendo in campo, ragazzi. Oh, madonna mia. Sì, subito, così. Puoi vedere, bello, non bisogno di me. E Crowley mi ha detto che ci pensa. A portare le borracce. Sì, diciamo. Anche, sì. Il grande Caccio di Vinti Toto Rugby, ciao Caccio. Ciao belli, mi fa piacere ritrovarti, già quando vengo a Treviso so che vi sì, trovo, esatto. Quindi bravo Ravi, vai dove ti porta il rugby, quello è il mio claim, giusto? Sì, esattamente. Caccio, sei contento di questa vittoria e come hai visto questo Benetton oggi? Allora, sono contento perché diciamo che è maturata nel primo tempo e nel secondo hanno subito un po' la pressione di loro, però penso che è un risultato meritatissimo, 26-7 è quasi goleada, quindi è bello che in Europa sia rispettato il rugby italiano e attraverso la Benetton e penso che hanno un ambasciatore di, secondo me, di lusso, quindi esatto. mi è piaciuto anche perché in chiave di giocatori come da recuperare come Minozzi, l'ho visto bene, bello tonico e mi è piaciuto vedere un Minozzi così perché io lo vedo in ottica della nazionale italiana e gli altri anche idem, però lui mi aspettavo solamente un suo recupero e l'ho visto bene. Prossima partita con Stade Français, riusciamo a passare? Se vinciamo passiamo nei quarti agli ottavi di finale, riusciremo? Benetton riuscirà? Io mi auguro perché anche le Stade Français che sta giocando un bel campionato in questo momento, secondo nel top 14 francese, sì. Però la Benetton in casa penso che ha una carta in più da giocarsi, speriamo bene. Io per quanto riguarda me personalmente, tra poco andiamo a fare il doblete perché andiamo a Parma. Allora andiamo insieme, andiamo. Ci siamo anche noi, dai. Vedi, sì. Bravi, così non si muove la mano neanche un centimetro, va bene? Grande, Caccio, ci vediamo a Parma. Buon rugby a tutti, ci vediamo dopo. We are here with a Bayonne player, Tatavu. Tatavu, so what kind of a match have you seen today? What kind of match it was? It's a really good match, it's a really good team.
very fast out there. But yeah, it was my first time being here in Italy. Good crowd, nice ambience, and yeah, it was a very, very tough match. Okay, so thank you. Have a good day. Cheers, thank you. Thank you, bye-bye. Ragazzi, è finita la partita. Monigo vuoto. Eccolo qua. Beppe, allora, vinto con 5 punti. Buono, sì, ottimo punto di bonus. Sì, sì, era quello che ci voleva per, la ben, per il Benetton. E adesso si guarda avanti. Prossima partita con lo Stade Français. Ragazzi, però restate connessi, perché il vlog non è finito, perché adesso partiremo per Parma per assistere a Bristol Bears Zebre. Beppe? Sì, ragazzi, restate connessi, secondo vlog in arrivo. In arrivo, dai. Stay tuned. E da Monigo è tutto, ragazzi. A dopo. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli. Ragazzi, arrivati a Parma. Guarda qua, guarda qua, ci siamo, ragazzi. Guarda qua, per la seconda sfida della giornata. Beppe, vieni qua, vieni qua. Guardate lo stadio qua dietro. Allora, ragazzi, Beppe, ti chiedo, allora, non mi hai detto ancora il pronostico delle Zebre, però, Ah, pronostico partita con una squadra forte, però insomma, Bristol un po' in difficoltà, ultimi in classifica in Premier, quindi secondo me le Zebre, dopo tutte queste sconfitte, quest'anno potrebbero raccogliere la prima vittoria della stagione, quindi dico Zebre. Punteggio non lo so, però anche di un punto potrebbe andare bene. Te, Phil, che dici? Come la vedi? Allora, Beppe, anch'io sono una partita difficile, perché alla fine Bristol è forte, anche se l'ultimo in classifica è forte, però sì, dai, crederci sempre, ragazzi. Zebre comunque in casa fanno bene, dai. Giocano bene, anche perché se perdono le sono eliminate, quindi ultima spiaggia. Ultima spiaggia. Dai, Zebre, forza. Zebre. Ok, ragazzi, we are here with... I'm Charlie. And Jan. You are from... I'm from Bristol, yeah. You? Cardiff. And you are supporter of... Bristol, the Bears. And tonight, the Bears. And in general, what do you England. Support? No, not England, Wales. And what kind of match we will see tonight? What do you think? I obviously really like it. Open play. I want to see Semi and Johan in the centres running the show, as always. And just want a tri-fest. Tri-fest. Okay. We've come all this way. Okay, thank you very much, guys. Yeah, thanks, guys. Enjoy the night. Enjoy your match. Have a good one. Thank you. Ragazzi, eccoci qua, siamo dentro, ragazzi, eccoci qua. Beppe, come al solito, di consueto, ti chiedo le condizioni atmosferiche, se sono avverse o no. Mi fai fare il meteorologo. Comunque, beh, parecchio umido, come era presumibile, però il campo è in ottime condizioni, quindi penso che vedremo un bel gioco, spero. Però fa molto freddo, ragazzi, infatti sì. Mi sono messo il cappellino, guardate. Sì, strano, fa Phil, col freddo. Cappellino. Però sì, fa freddo, ovviamente essendo umido fa tanto freddo. Rispetto a oggi sembra di essere in un'altra stagione completamente rispetto a pomeriggio, però speriamo sia una bella partita, dai. Eccoci, ragazzi, adesso inizia la partita e godiamocela insieme. Dai, Zebre. Forza Zebre, dai. Ciao Gesù! Forza Zebre! Dai, ragazzi! Ciao.
situazione calcio del possibile 6-0. 6-0 ragazzi, zebre, minchia, buono ragazzi. Partita onesta, combattuta, errori da entrambe le parti, però comunque ragazzi, gioco, dai, 25esimo, 6-0, forza zebre, dai. Ragazzi cari, 6-0 il primo tempo per le zebre. Le zebre hanno lasciato a 0 i Bristol Bears per un tempo. Sì, zebre arcigne, zebre attente soprattutto, e hanno concesso poco. Bristol ha fatto un po' tanti falli, quindi 6-0 meritato, un vantaggio comunque diciamo un po' piccolino. Secondo te nel secondo tempo le zebre riusciranno a mantenere questo livello o caleranno di intensità come la maggior parte delle volte? Sì, le conosciamo, diciamo che verso la metà del secondo tempo calano tanto. Speriamo che oggi restino in partita, però spero almeno che riescano a fare una meta, ecco, magari una meta riuscirebbe a cambiare un po' l'inerzia della gara, secondo me. Quindi dici sempre zebre vincitrici il tuo prossimo? Sì. Zebre vincitrici. Oh, non si molla niente qua, non eh? Cazzo, non si molla niente. Dai! Adesso andiamo alla SNAI, dai. Ragazzi, scusate, ma il primo tempo, visto che fa freddissimo, ragazzi, Ci siamo ibernati per qualche minuto. non siamo andati in giro a fare interviste perché fa veramente, veramente freddo, ragazzi. Saranno 0 gradi. Speriamo che non ci ghiacciamo ora della fine della partita. Comunque è iniziato il secondo tempo, 6-0 per le zebre, dai. Ragazzi, mannaggia, meta dei Bristol 6-5, però la cosa positiva è che non hanno realizzato. Eh sì, raga, meta subito all'inizio del secondo tempo, quindi male. Sapevo, ti avevo detto che Bristol entrava con un'altra faccia nel secondo tempo. Sì, non è un vantaggio rassicurante i 6 punti del zebre, ci vuole una meta, raga, ci vuole una meta, dai, speriamo. Beh, comunque sempre più uno zebre, dai. Mannaggia, altra meta del Bristol, ragazzi. Sì, ragazzi, Bristol che è entrato in campo con un altro piglio, non c'è niente a fare. Vabbè, comunque anche stavolta non ha realizzato, quindi 6-10. Si può ancora agguantare, speriamo. Una metazza così, una meta così. Ci vorrebbe proprio, sì. Speriamo. Sì! Ragazzi, Simone Gesi, meta! Siamo passati in vantaggio! Andiamo ragazzi, dai! Capo, andiamo! Dai, zebre! Ragazzi, è finita. Purtroppo è finita. 34-11 per il Bristol Bears. Sì, è finita male male. Come al solito, le zebre sono calate tanto nel secondo tempo. Sconfitta meritata, ragazzi. Non si può giocare così a questi livelli, purtroppo. Serve ben altro. Sì, partita diciamo buttata, perché in primo tempo hanno fatto molto bene le zebre. Sì. Hanno lasciato a zero il Bristol. Comunque hanno fatto vedere un grandissimo gioco, una grandissima difesa anche. Sì. Perché... Sì, state molto attenti in difesa, però non basta solo quello. L'attacco un po' sterile oggi, sinceramente serviva più attenzione anche nel gioco alla mano e niente. Qualche punto che è rimasto nei piedi di Eden, che magari sarebbe stato d'aiuto nei momenti cruciali, e niente, purtroppo si erano staccato la luce troppo presto. Ragazzi, questa giornata è giunta al termine. È andata diciamo benino, perché una vittoria del Benetton, una sconfitta delle zebre. Speravamo in due vittorie, però dai, ci è stato lo stesso, ragazzi. Grazie ragazzi per averci seguito anche questa volta. Ora torniamo a Milano, ragazzi, sono le 11, torniamo a Milano. E niente ragazzi, dallo stadio Lanfranchi è tutto. Eccoci qua ragazzi, dopo essere stato in tre città diverse, Milano, Treviso, Parma e ancora Milano, due stadi diversi,
e 700 km macinati in più o meno 12 ore, ragazzi, sono giunto nella mia umile dimora. Ringrazio nuovamente Francesco, quindi la Gilbert Rugby Italia, per aver ospitato me e Beppe nell'area hospitality. Abbiamo visto insieme la bella vittoria del Benetton, ragazzi, che si è qualificato agli ottavi del Challenge Cup. Adesso, la prossima settimana, è contro lo Stade Français, sempre a Monigo. Se vince, giocherà gli ottavi in casa, se perde giocherà gli ottavi fuori casa, più o meno è così. Le Zebre purtroppo hanno perso, ragazzi, e non potrete bene, poi nel secondo tempo hanno calato di intensità, quindi hanno perso, purtroppo loro sono eliminate, ma comunque sabato prossimo vanno a Tolone per l'ultima sfida della Challenge, dove incontreranno Sergio Parisse. Saluto anche tutti i ragazzi che mi hanno riconosciuto allo stadio e abbiamo scambiato un po' di chiacchiere, questo mi rende veramente veramente felice. Saluto anche Caccio, saluto De Stefano, saluto anche Ennio, che hanno, come me e Beppe, hanno fatto il doublete, quindi 14 stadio Monigo e di 21 stadio Lanfranchi. Niente, ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il vlog, ragazzi, mettete mi piace, commentate, condividetelo sui vari social, iscrivetevi, ragazzi, per altre nuove avventure. Restate connessi, ragazzi, perché tra poco inizierà le Nazioni e andrò ovunque a seguire l'Italia. Per oggi è davvero tutto, ragazzi, alla prossima.